Si avvicinano le elezioni regionali. A settembre saremo chiamati ad eleggere il Consiglio della Regione Puglia e ad indicare la nostra preferenza su chi dovrà guidare l'ente. Incontriamo oggi uno dei vari candidati consiglieri, Davide Bellomo, in corsa per la Lega a sostegno di Raffaele Fitto. Perché ha scelto di candidarsi con la Lega? Quando ero candidato a Bari per le primarie, la Lega mi propose di entrare proponendomi un programma di governo, in quel caso della città di Bari e quindi poi della regione, che assomigliasse al governo che nel Veneto, nella Lombardia, nelle regioni del nord già è vivo da numerosi anni. E sta nelle cose che il buon governo della Lega in quelle regioni fa sì che quelle regioni siano poi il traino dell'Italia. Ora, senza fare differenza da nord e sud, dobbiamo esportare quello che di buono è stato fatto in quel tipo di organizzazione amministrativa. Ecco perché la proposta che si deve fare è una proposta di contenuti che debba poi essere riversata nell'amministrazione della cosa pubblica. Negli ultimi 5 anni abbiamo visto quello che è accaduto e quella che era l'immagine di Emiliano che si proponeva come il nuovo, poi non ha fatto altro che rimestare, rimescolare quello che invece erano le più deteriori e vecchie abitudini. Quindi la Lega vuole fare esattamente l'opposto di quello che è stato fatto fino adesso. In cosa crede di poter dare il suo contributo? Faccio una piccola premessa. Io credo che la proiezione di una persona di quello che deve fare è di quello che è già realizzato nel passato. Io, quando sono stato consigliere regionale, pur consigliere regionale dell'opposizione, sono riuscito a far approvare ben 6 leggi all'unanimità e una miriade di emendamenti che potessero prevedere per territorio un qualcosa di concreto. Faccio un esempio: alcuni pozzi artesiani che ci sono qui, che insistono nella zona di Bitonto, sono stati riattivati grazie a un mio intervento. Cosa voglio dire con questo? Dobbiamo togliere un po' gli slogan e alle volte lavorare un po' di più. Quindi è questo quello che merita la nostra regione, quello che meritano tutte le istituzioni. Io l'ho fatto, tant'è che nella mia campagna elettorale ci ho tenuto, oltre che fare il mio santino elettorale, metterò anche un curriculum vitae di quello che ho fatto nella mia vita e di quello che ho realizzato quando ho fatto un'attività, ho esercitato un'attività amministrativa all'interno degli enti e quello che poi vorrò fare quando governeremo questa regione. Nel caso dovesse essere eletto, quali saranno i suoi principali punti programmatici? Allora, la regione è un ente vasto dove la sanità occupa circa l'87% dell'intero bilancio regionale. Stiamo parlando che la regione, su un bilancio di circa 12 miliardi di euro, ne spende 10 miliardi in sanità. L'87,10 miliardi in sanità ne spendeva 9 prima che la sinistra entrasse al governo. Però la prima cosa che va fatta è togliere gli sprechi. Faccio un esempio plastico. È stato finanziato da numerosissimi anni la cosiddetta cartella elettronica. Che cos'è? Cioè, tutti quanti noi, quando ci richiamo dal medico, ci portiamo le lastre, le analisi, eccetera. Siamo nel mondo digitale. E basterebbe un microchip dove memorizzare quella che è la cartella clinica storica di tutta la vita. Molti di noi, io per primo sono un disordinato, l'esame che ho fatto ieri non lo trovo più, lo devo rifare magari a spese dello Stato e quindi sono spese in più. Oppure la stessa lastra, che sembra una stupidaggine perché costerà 10 euro, moltiplicate 10 euro per una lastra per tutti con i quali fanno una lastra e avrete una spesa sanitaria notevole. Faccio questo piccolo esempio perché solo con questo noi potremmo risparmiare tanto. Nella sanità questo è centuplicato per svariate ipotesi e poi magari ci troviamo che i medici di base non riescono ad aprire neanche la porta al loro studio perché gli viene fatto un taglio lineare senza che però vengano tolti gli sprechi. Ho fatto questo piccolo esempio perché di questi ce ne sono tanti. Nel mondo dell'agricoltura, per esempio, noi abbiamo una difficoltà nella gestione delle risorse idriche. La nostra terra è una terra siccitosa e la regione Puglia
ogni anno versa circa 40-50 milioni di euro per calmierare il prezzo dell'acqua. Dico un fatto di sostanza perché formalmente non dovrebbe essere così, ma in realtà così è. Bene, noi abbiamo degli impianti di affinamento che sono costati 200 milioni che oggi però non sono utilizzati. Utilizzandoli noi potremmo risparmiare quei 50 milioni. Potrei farvi altri esempi in altre materie, ma oltre materie, nei trasporti abbiamo per esempio che due autobus, siccome usufruiscono di due fonti di finanziamento, costano alla Regione Puglia in maniera diversa l'un l'altro. Solo lì si sono stati sprecati 200 milioni negli ultimi 120 milioni negli ultimi 6 anni. Ora, intervenendo già, io vi ho dato tre pillole, solo intervenendo in quelle tre pillole noi ci troveremo da poter dare alle aziende in un momento di difficoltà 300-400 milioni di euro senza chiedere altri soldi aggiuntivi allo Stato e all'Europa. Non vi parlo del disastro dell'agricoltura, perché la cosa più grave che sta accadendo non solo è non aver speso i soldi del PSR, ma che forse tutto il PSR passato è senza via di risoluzione. Quindi noi dobbiamo fermare il passato non dando soldi a nessuno, cercando di potergli dare un domani azzerando tutto ciò che è stato fatto. Secondo lei di cosa ha bisogno il nostro territorio ed in particolare la città di Bitonto? Allora, la città di Bitonto ha una particolarità, perché è una città, è vero che non avete il mare, però è una città vicino al mare, perché siamo Santo Spirito, è vero che Bari, ma in realtà Santo Spirito è più bitontino di Bari. E quindi, però poi ha una terra di vocazione agricola e nello stesso tempo è una terra in cui insistono e insediano diverse opere infrastrutturali di tipo imprenditoriale. Quindi è veramente una città poliedrica. Dobbiamo dire purtroppo che è una città che però ha visto il governo degli ultimi anni esercitare non un'idea nuova, perché stiamo parlando di una città di 60.000 abitanti. Doveva essere il polmone destro della città di Bari, anziché diventarne un appendice. E questo è colpa degli amministratori locali, che hanno pensato a gestire l'occorrente, il proprio orticello, anziché entrare veramente nella città metropolitana per fare in modo che il mare, la terra e gli imprenditori potessero usufruire di finanziamenti pubblici. Mi dite quanti finanziamenti sono arrivati alla città di Bitonto? Eppure il vostro sindaco addirittura è il vice sindaco metropolitano. Doveva essere inondato di denaro anziché pensare a occupare qualche mancia o mancetta e non dare soldi alla città. Io sfido a dirmi quanti soldi sono arrivati attraverso dei finanziamenti città metropolitana, regionale o europea, la città di Bitonto, che forse dovrebbe essere la seconda o terza città della provincia di Bari. Quali sono le critiche principali che muove all'amministrazione Emiliano? Sono così tante che perderemo forse ore nel parlarne, ma è nella concezione di Stato, andiamo nel generale. Cioè, Emiliano ha pensato più a cercare di comprarsi elettoralmente voti di centrodestra, e quindi offrendo, per comprare intendo ovviamente politicamente parlando, abbiamo diverse liste che stavano a destra e Emiliano gli ha offerto assessorato o quant'altro, l'ex sindaco di Bari gli ha offerto la poltrona di presidente dell'acquedotto pugliese. E quando in una coalizione metti tutto e il contrario di tutto, non hai una via maestra di come vuoi esercitare l'azione pubblica, perché o sei liberista o non lo sei, o sei pro una cosa o non lo sei. Se dentro hai tutto e il contrario di tutto, è evidente che diventa una strada tortuosa e tu non trovi beneficio. Ci faccio un esempio ancora più concreto: il PPTR approvato da Vendola prevede per esempio che una piscina non può essere neanche fatta nella Valle d'Itria, o meglio, le piscine, quelle che noi intendiamo interrate, possono mettere vasco da bagno sopra, ma non lo posso fare. Che cosa pensa oggi la sinistra del governo Emiliano? Hai dentro di sé persone che vogliono edificare e persone che non lo vogliono fare. Io credo che l'amministrazione debba essere precisa e concreta in quello che vuole fare, poi i cittadini la premieranno o meno. In questi mesi stiamo affrontando una dura battaglia contro l'emergenza Covid. Quale sarà secondo lei la ricetta per far ripartire cultura, turismo ed economia? Non dare denaro a spot. Ad esempio,
noi abbiamo visto che il governo, e quindi poi si è uniformato sulla stessa linea d'onda il governo regionale, non ha dato iniezione di liquidità alle aziende, ha dato soldi a spot. Vedisi ad esempio i monopattini, utili. Ma se io non faccio delle strade o delle piste per monopattini, fra qualche mese avremo titoli di giornali di incidenti mortali sui monopattini. Se io non creo un'infrastruttura, il monopattino non serve a nulla, e sono soldi diffusi che sono stati spesi, direi quasi sprecati, senza che poi hanno generato produzione. Tu devi generare prodotto per generare lavoro, se generi lavoro generi economia, se generi economia tutti quanti ne hanno un ricavato per le attività che ognuno di noi svolge nel territorio. E rimanendo in ambito di emergenza sanitaria, la nostra sanità è stata messa a dura prova dalla pandemia. Quali sono, secondo lei, le soluzioni per migliorare il servizio sanitario? Noi abbiamo la regione i cosiddetti accreditamenti dei convenzionati, perché alle volte il pubblico non riesce a gestire tutta la domanda. Però se io l'accreditamento lo faccio a società, aziende o ospedali che fanno la stessa cosa che fa il pubblico, non ho trovato una soluzione migliorativa. Se invece, come è capitato adesso in altre regioni d'Italia, io l'accreditamento lo condiziono a un'innovazione tecnologica che possa prevedere per il malato qualcosa in più rispetto alle altre regioni, ottengo due cose. La prima, che do un servizio migliore. L'altra, che i malati non vadano fuori, quindi la Regione Puglia non spende soldi nelle altre regioni, ma avremo esattamente il contrario, verrebbero nella Regione Puglia a curare alcune malattie perché avremo degli strumenti che altri non hanno. Questo, poi in questa città di Bitonto, dove abbiamo il massimo che accade, voi avete qui un'agenzia, una società farmaceutica che produce soprattutto per quanto riguarda nel campo, in tutti i campi, ma specifica al modo nel campo della dialisi. Ma voi lo sapete che l'azienda di Bitonto lavora in tutta Italia e quasi per niente nella Regione Puglia? Cioè, la Lombardia gli ha appena approvato un appalto di 4 milioni per l'erogazione di tutta una serie di cose. La Regione Puglia appena 300.000 euro. Che cosa dico? Abbiamo molte volte il territorio, io l'ho scoperto in campagna elettorale, quindi non ho difficoltà a dirlo, abbiamo nel nostro territorio, in questo caso nella vostra città, una chicca che anziché essere messa agli onori della cronaca come un fatto positivo, quasi nessuno la conosce, o addirittura, siccome bitontina, non è buona. Ma non c'è solo l'emergenza sanitaria. In questi anni la nostra agricoltura è stata martoriata da tanti problemi, dall'emergenza xylella alla piaga del caporalato. Qual è la soluzione per far ripartire l'agricoltura pugliese? Allora, sono due cose. La xylella nasce nel profondo sud del nostro territorio. Noi sappiamo perché è diventata quello che è diventata. Uno, perché quando bisognava abbattere i primi 10 alberi di olivo che erano infestati da tale patogeno, che cosa è accaduto? Che abbiamo avuto gli ambientalisti che dice gli alberi non si toccano. Quando qualcuno gli ha detto comunque sia dovete arare perfettamente il terreno adiacente, dovete fare in modo che la malattia non potesse camminare da un albero all'altro perché i terreni sono incolti, quindi vanno comunque arati anche se sono in zone protette. Non nessuno ha fatto tutto questo, alcuni ambientalisti stupidi, perché l'ambientalista stupido non vuole bene l'ambiente, è solo il no preconcetto, ha fatto in modo che questo non accadesse. Soprattutto qualcuno sa che noi produciamo il 50% dell'olio italiano, anche se non lo imbottigliamo il 50%, ma produciamo il 50%. Se fosse accaduto alla mela del Triveneto, sarebbe stato un problema nazionale. Il governo regionale l'avrebbe dovuto porre come problema nazionale, il governo di sinistra l'avrebbe dovuto porre come problema personale e immediatamente porvi un rimedio. Oggi, ancora oggi, non si sa, non sono i 20 milioni, i 30 milioni che il governo può dare, non è solo una questione di soldi, è una questione anche di stabilire che cosa si deve fare. Provate a spiantare oggi un albero di ulivo. Avete visto sulla televisione qualche giorno fa che dei poveri, diciamo, avrebbero incendiato gli alberi perché malati di xylella anziché spiantarli.
cosa che non si fa, è addirittura un reato. Quindi non incentivo minimamente qualcuno a fare una cosa del genere. Ma la disperazione del coltivatore, che per espiantare un albero non so quante pratiche burocratiche deve mettere insieme, di qui la sburocratizzazione è un fatto necessario in tutti gli ambiti. Per espiantare un albero malato ci dovrebbe venire 3 minuti. Provate a vedere, forse sono, è un indice di 15 punti per fare un espianto, e non è una cosa normale. Abbiamo visto in queste settimane il dibattito sulla doppia preferenza di genere. Quali sono, secondo lei, le ricette per far avvicinare alla politica le donne e i giovani che negli ultimi anni si sono sempre più disinteressati? Sarò, voglio dire, antisistema, ma io sono totalmente in disaccordo sulla doppia preferenza. Non perché non apprezzi le donne, perché io da quando sono nato dal punto di vista lavorativo, in studio, sono avvocato, avevo più donne che uomini, per me le donne sono esattamente uguali agli uomini. Mi pongo però un altro tipo di problema. È normale, uomo o donna che sia, che io con un voto elegga due persone? Non credo sia normale questo fatto della doppia preferenza, perché Davide Bellomo, che possiede 10 voti, magari candidi insieme un'altra donna che ne ha 0, gli scarichi 10 voti e Davide Bellomo è in grado di far prendere 10 voti a se stesso e 10 voti alla donna. Vado in sede al consiglio comunale, però valgo per 2, e una persona non può valere per 2. Sono gli altri sistemi in cui devo dare ingresso alle donne. Io le liste le avrei fatte 50% donne, 50% uomini, preferenza secca, in maniera tale che quando tu obblighi a candidare più donne, è evidente che qualche donna esce, di quelle che hanno la voglia di fare attività politica. E sui giovani è una cosa diversa, i giovani hanno anche il loro percorso. Se c'è una pratica di buon governo, se quando entri in un'amministrazione hai una facilità d'ingresso, bene, i giovani si appassionano. Quando purtroppo vedi 5 Stelle ultimamente, ti promettono il paradiso e poi quando governi il paradiso non c'è più, che non ci dimentichiamo che 5 Stelle 2 anni fa in questo territorio hanno preso il 50% e nei giovani è stato più del 65% che hanno votato 5 Stelle perché volevano un cambiamento in termini di pulizia. Hanno purtroppo riscontrato che quando si danno sogni, si devono dare rispettando la persona, e qui non si devono inventare i sogni, si deve dare concretezza. Se noi diamo più concretezza, meno premesse roboanti, ma più concretezza, allora i giovani che sono un po' più, sono più passionali, quindi più puri, ti seguono meglio. Se ti seguono meglio, partecipano di più alla vita pubblica. Vuole lanciare un messaggio finale per i suoi elettori? Il messaggio finale che voglio dare ai miei elettori è più serietà. Controllate a chi date il vostro consenso, perché nel momento in cui date il vostro consenso, poi non vi potete lamentare se quella persona è lì a riscaldare la sedia o meno. È vero che si deve dare fiducia, però analizzare, abbiamo tutti gli strumenti tecnologici, tra quelli che sono i social e quello che è l'internet, di poter controllare chi è una persona, che cosa fa e che cosa ha realizzato nella sua vita. Questa è la prima cosa che dobbiamo fare. In ragione di questo fatto anche io non do solo il mio tagliandino elettorale, che ovviamente necessita per poter far veicolare la propria immagine, ma anche una brochure in cui ho inserito tutto ciò che io ho fatto e quello che voglio fare, senza politichese, chiaramente, in maniera tale che uno sa che se è favorevole a quello che dico io mi voterà, se è di un'altra opinione non mi voterà. Credo che questo è quello che sia necessario fare e quello che io sto cercando con molta umiltà di far veicolare attraverso la gente.